Ciao a tutti ragazzi, qui per Normal Comics e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi continuiamo a spacchettare le nostre gommaglie, eccole qua in tutto il loro splendore. Ma abbiamo fatto una modifica alle regole di questa challenge, come ci avete anche consigliato nei commenti. Vedevamo che comunque su tre pacchetti trovare giocatori di una sola squadra era un po' complicato. Quindi ora, anche se diciamo la card della squadra che noi abbiamo trovato come gommaglia la troverà uno degli altri partecipanti, comunque varrà come punto. Quindi se io ho trovato la gommaglia del Milan e Alessia trova, che ne so, la carta di Castillejo, comunque il punto va a me perché è del Milan. Quindi ce ne devo scegliere tre pacchetti totali, uno a testa, mi prendo questo qua dall'alto. Ci piacciono. Ok, penso gli altri li possiamo un attimo accantonare, gli altri per i prossimi video. Tra l'altro presto porteremo anche un FIFA e figurine con le gommaglie, quindi mi raccomando, supportate anche quel nuovo format che vi porteremo. Qui tra l'altro Simone appunto ci ha preso il box, quindi anche due pacchetti a testa, come sapete. Tre totali, perché uno vi ricordo che esce dal pacco di gommaglie che costa 1,90€ e trovate dentro appunto la gommaglia e il pacchetto diciamo normale da 70 centesimi. Quindi siamo pronti per partire. Chi vuole iniziare? Vabbè, dai, parto io. Vediamo un po' subito che gommaglia riusciamo a trovare. È anche nuova. Infatti, speriamo sia mancata. La maglia del Napoli, ancora dobbiamo trovarla, giusto? Sì. Ok, eccola qua. Vediamo un po', ragazzi, secondo voi? Boh. Secondo me Roma. Vediamo un po'. Eccola qua. Olè! Inter! Che se non sbaglio abbiamo già trovato. Lo trovo. No, mi pare manchi. L'Inter l'abbiamo. Ah. L'abbiamo, quindi. E quindi doppia. Terzo doppione? Doppia, abbiamo trovato due volte quella dell'Inter, qualche doppio ce l'abbiamo, poi ovviamente magari vi aggiorniamo in un prossimo video. Comunque io e sono calma. L'Inter e quindi vado a metterla qua, la mia maglietta, e qui c'è appunto il terzo pacchetto. Pacchetti molto belli da aprire. Vado io ad aprire la seconda busta. Vediamo un po'. Dai, ci manca quella del Napoli. Ora del trovo Juve, quella anche della Roma ci manca. Eh sì. Allora, secondo voi che cos'è? Stavolta secondo me. Non saprei. Io dico di nuovo Roma, secondo me è Roma. Ma dai, sì, Roma. Roma oppure Torino. Qualcosa che sia tendente comunque sul rosso. Ah, tu hai visto il colore? No. A caso dico che sia tendente sul rosso. Dico Roma. E invece no. Era tendente sul rosso. E invece no. Era Genoa che dovrebbe mancare. Manca. Molto abbiamo bene. Il Cagliari, sì, infatti. Molto bene, quindi con Bayern Monte tu dovrai trovare i giocatori del Genoa. E ultimo pacchetto di gommaglie per la manita. Vediamo un po' che gommaglia troveremo. Estraggo il pacchetto. Tanta la gommaglia, vediamo un po'. Questo è dal lato, aspetta. Non voglio fare spoiler. Che cosa sarà secondo voi? Alessia sbircia. Sbirciato, hai visto? Sbirciato, però non ho visto molto in verità. Provo a sbirciare io a questo punto. Ah vabbè, dai. Prova a indovinare. No, neanche io riesco a vedere. Però se non sbaglio è Milan un'altra volta, ragazzi. No! È davvero Milan un'altra volta. Dai, basta! È il quarto Milan che troviamo, basta! Mamma mia! Bene, quindi Milan, Inter e Genoa. E Milan fisso sempre. Milan e Inter. Sempre presente in questa sfida. A questo punto, insieme con i nostri pacchetti, alla ricerca io di giocatori dell'Inter. La quarta maglia del Milan che troviamo. Raga, uno di voi ci ha commentato: una potete usarla per scambiare, una ve la tenete per la collezione, e una la usate come voi. Una ci cancello a scuola, un'altra. La quarta che ci faccio? La quarta, me la appendo. Ah, per un attimo ho creduto fosse Genoa. No, invece è Cagliari. Peccato, i colori mi hanno ingannato. Arthur Ionita del Cagliari. Ancora Cagliari con il Pado. Il talismano di Cagliari. Un giocatore del Frosinone che ci sa. Ancora Serie A, attenzione. Rasmussen dell'Empoli e poi la squadra del Livorno, quindi il primo pacchetto che non influenza assolutamente la challenge, resta tutto diciamo come prima, tutti a zero. Andiamo quindi col secondo pacchetto, addirittura meno chirurgica del solito. Infatti non è stata molto precisa. Vabbè, non tutte le ciambelle escono col buco. E non tutti i pacchetti escono con le carte che ci servono, in effetti. Ah, ho visto blu, ho detto Inter, invece no. Invece Empoli, capisci?
Primo punto per la manita, che in queste sfide è sempre stato un po' sfortunato. Il primo punto che fa? In tutte le sfide. In tutte le sfide. Se non vado errato. E attenzione, Udinese. Udinese. Strigger Larsen. Strigger Larsen, sì. Poi abbiamo una speciale. Una speciale. Vabbè, sono scritti di Serie B? Sì. Peccato. Questa che abbiamo già trovato con il logo anche della Campionato Serie B. Campionato di Serie B e poi stemma dell'Ascoli e squadra femminile che abbiamo trovato tantissime volte. Aerobica, sì, aerobica. 20.000 volte, infatti. Quindi per ora un punto per la manita. Per Simone. Vediamo se riesco a farne un altro oppure se vi regalo dei punti a voi. Dai, potresti regalarci un bel punticino. Un bel Andanovic e ci regali il punticino. Ma perché non far uscire un Donnarumma? E invece si va di Sampdoria. Gaston Ramirez. E poi abbiamo Andrea Barzagli, bella card, bella card. Manca, oppure l'abbiamo trovato ultimamente, però mancava, quindi molto buono. E poi abbiamo andato a Zagabria, Simone. Abbiamo Badel, molto bene. Non Badel, bella card. Poi abbiamo i calcio regali, vabbè. Tre giocatori dello Spezia e... Attenzione! I card derby! No, non può valere. Direi che non vale, no, però bellissima card, eh. Sì, molto molto bella, il gol vittoria al 92esimo di Maurizio Icardi, bella bella. E beh, quindi non cambia niente, sarebbe migliore fatto comodo comunque se fosse valsa, ma effettivamente è troppo decontestualizzato, insomma, un titolo della Gazzetta. Quindi secondo pacchetto per me, questo è Genoa, quindi primo punto anche per Alessia e tra l'altro raga manca tantissimo, la Padula... È strano, non ho mai visto questo baffetto. Va bene, comunque Gianluca Lapadula, primo punto per te. Versione Narcos Messi. E Lorenzino, vabbè, già l'abbiamo trovato, però grande Lorenzo. E poi vabbè. E poi doppio. E vai! Doppio punto per Simone Peperina. Volevi Donnarumma, è uscito Peperina. Dai, un po' poi più. Del Cagliari, Barella, la speciale, doppia speciale. Carta. Del Napoli, Amsic. Ha fatto la speciale. Poi tra l'altro noi in un vecchio video, un video uscito pochi giorni fa, abbiamo detto ragazzi, purtroppo parte. E voi avete detto, ci avete commentato, no, ma guardate che non parte più. Ora di nuovo si sta dicendo che partirà. Quindi ragazzi, non so quando vedete questo video, ma... Quando registriamo noi non si sa se parte o non parte, sta diventando una barzelletta. Partiamo, andiamo. È diventata una barzelletta, Napoli dice no, non lo vendiamo ai cinesi, poi ora il Dalian è ritornato, boh, vabbè. Pacchetto col codice, vediamo un po' se è fortunato. Io questo qua è aperto, devo dire. Reina, un ottimo insigne, due speciali, bel pacchetto veramente. Fernandes, Fiorentina. Poi abbiamo Rigoni, Emiliano Rigoni, e Temai, quindi nessun punto per nessuno qui. Scudetto del Chievo e ultima carta. Serie B, squadra dell'Ascoli. Niente punti. Peccato. 0 punti, io sono ancora 0 ragazzi, questa partita è la mia peggiore finora, ancora 0. Puoi sempre rimontare, ci sono ancora 4 pacchetti da aprire. Io invece provo a prendere le distanze. Che già hai preso comunque abbastanza. Una sola card non è abbastanza. Una card di vantaggio sola e se sola, eh. Abbiamo per il Sassuolo Pegolo. Poi abbiamo della Juve Chedira. Molto bella come card. E poi abbiamo anche Barak dell'Udinese. Barak. Poi abbiamo i calciaregali. L'allenatore della Samp, molto buono Giampaolo, molto grande bello. E lo scudetto della Lazio, che forse ci manca, sembra bello. Non averlo mai visto. Sì, questa ombra dietro non è strano, è bello, bello, molto molto bello. Mi piace. O forse un errore, non lo so. No. Vediamo se nel Chievo, okay, no, anche nel Chievo c'è l'ombra, ok. Soltanto che qui è un po' più marcata. Sì, è più un po' di piccolo, più. Quindi si nota di più. Bene, si resta sempre sul punteggio. Io 0, Simone 2 e Alessia 1. Vado con l'ultimo pacchetto, ragazzi. Vediamo se riesco almeno a fare un punticino. Hai un punto. Oppure dai, trova qualche carta, infatti, del Genoa. Trovaci una bella carta del Milan. Sportiello del Frosinone. Del Napoli Carnesis. E della Juventus. Un sacco della Juve in questo episodio. Sì, infatti. Wojciech Szczęsny. Poi mi sembra di vedere sì, tutta serie tutta B purtroppo. Serie B, vabbè. 3 del Livorno. E 3 dell'Hellas Verona. I miei 3 pacchetti totalmente inutili, ma anche gli altri, appunto.
Vabbè, mi hai dato un punto. Ti ho dato un punto a te, ho dato un punto pure a Simone. È vero, hai dato punti. Mi hai dato regala punti. Se non sbaglio è qualcuno della Fiorentina, se non ho visto male. Fiorentina? Sì. Fiorentina. Gerson. Tazio. Bastos. Mi sento che qui esce qualcuno del Genoa. Ancora Juve, ma stiamo finendo la Juve praticamente. Solo Ronaldo ci manca. No, raga, un'altra volta la speciale. Sì, sì. Mi hanno trovato la stessa speciale. Guardate qua, Barella, Barella. Doppio Barella. E poi tre giocatori della Cittadella. Vabbè, zero punti per me in questo pacchetto. Vediamo apriamo un po'. L'ultimo. Ultimo pacchetto, eccolo qua. Mogaetano becca tre giocatori dell'Inter. Esatto, vado a vincere. I giocatori del Genoa si trovano molto facilmente, solitamente. Dice, è tutto il caso. Un episodio trovi tutti quelli dell'Empoli, un episodio tutti quelli della Juve. Iniziamo esatto, ecco, Empoli, adesso Juve, tranquillo, becchiamo la Juve. Di Lorenzo dell'Empoli. E abbiamo del Napoli. Ma tutta Juve e Napoli. Mario Rui. Sì, sì, un bel episodio. Maximovic. Raga, Insigne, Maximovic, Mario Rui, Garnezis, la speciale di Hamsik. Facciamo paura con Napoli. Calcio regali. Sì, no! Sì, tra l'altro manca prima pure. Luciano Spalletti, però bella card. Prima raga, ci manca. Oh, insperato al massimo. Gaetano può pareggiare con la prossima. No, allora, la prossima è Serie B. E niente, Gaetano pareggia con Alessia, ma vinco io. Riesco a pareggiare all'ultimo secondo con Alessia. Simone vince con due punti, che sono Reina e Conti. Eh già, tre dell'Ellas Verona per finire. Ragazzi, Spalletti è una bella card. Bella card anche perché ci manca. Ce ne mancano ormai poche, quindi fa bene trovare quelle mancanti. E ho vinto per una volta. Reina e Conti nel Milan. Per l'Inter, Lucianino Spalletti. E per il Genoa, appunto, la Padula. Eccolo qua. Vabbè, è stato un bel episodio. Sicuramente il cambio di regole ci permette di trovare un po' più giocatori, di fare un punteggio un po' più alto. Sì, altrimenti avremmo fatto 0 probabilmente per questo giro. In questo giro avremmo fatto sì, tutti e 3-0. Perché comunque i giocatori delle squadre escono, ma non escono nel proprio pacchetto ed è un po' complicato. Sì. Ragazzi, il video è durato abbastanza, quindi direi che può finire qua. Se vi è piaciuto lasciate un bel like. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Beh, da Paranormal Comics è tutto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!